Rispetto all'introduzione, poi entrerò più nel merito di alcune questioni che riguardano i dati sui rifiuti, però mi viene in mente una questione che attinente al tema dei dati ambientali, e Pietro Greco nella sua introduzione faceva riferimento anche ad alcuni elementi epistemologici. Se è vero che i dati ambientali sono fondamentali per definire e comprendere la situazione, è anche vero che non c'è nessuna ricaduta automatica tra la conoscenza dei dati ambientali e l'assunzione di comportamenti conseguenti. Questo vale sia per gli individui che per le istituzioni. E lo dico, visto che siamo in finale di mattinata, anche con un alleggerimento. C'era una bellissima battuta in un prezioso libretto di ormai credo 20 anni fa, che era Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano, che diceva: ho letto sul Reader's Digest che il fumo fa male, così ho smesso subito di leggere il Reader's Digest. E credo che a questa, diciamo, problematicità del rapporto tra conoscenza dei dati e assunzione di comportamenti conseguenti la dobbiamo tenere presente, poi magari non è questa la sede migliore per approfondirla, però è un tema che a me appassiona, continua ad appassionare. Sicuramente i dati ambientali vanno, i dati, e anche i dati ambientali poi vanno interpretati, proprio perché non c'è una lettura univoca. A me sembra che i dati ambientali ci pongono di fronte a due aspetti. Una è quella della la fotografia del sistema e quindi le macro tendenze che sono in campo, che è un po' quello che ci ha rappresentato Stefano La Porta, no? Nella sua resoconto, nella sua introduzione alle grandi questioni. Poi però c'è un altro aspetto, un altro ambito che riguarda la possibilità attraverso la lettura dei dati di individuare processi specifici e quindi le cause, le politiche possibili. E da questo punto di vista si aprirebbe un fronte che mi rendo conto rivoluzionario per la politica italiana, che è quello di valutarle le politiche, cioè di far sì che i dati servano anche a capire se le scelte politiche che sono state fatte poi hanno portato a delle conseguenze, hanno portato a nulla, hanno portato a delle controreazioni. Mi rendo conto che lo spirito della valutazione, diciamo, non aleggia nelle istituzioni italiane, però sarebbe, diciamo, un grande passo avanti. Nell'individuare, nel leggere i dati, e quindi sempre per come io li posso interpretare, e venendo alla questione dei rifiuti, io credo che il tema fondamentale che oggi ci viene raccontato dai dati ISPRA e rappresentato, diciamo, in modo esaustivo sono le differenze nel paese, o meglio ancora le differenziazioni, ma non tra nord, centro, sud, eccetera, che ormai sono stantie, ma le differenziazioni rispetto alle politiche possibili. Allora, ci sono nel mare magnum dei dati, ci sono alcuni elementi che a me interessa rilevare, perché mi sembrano molto significativi. Per esempio, è molto più interessante il fenomeno Marche rispetto a quello del Nord-Est, non perché le Marche abbiano raggiunto risultati ottimali, ma perché sono la rappresentazione di un processo in atto virtuoso molto interessante. Il Nord-Est sappiamo bene che ci ha portato nella cultura italiana, soprattutto il ruolo dei consorzi come elemento di innovazione. Nelle Marche abbiamo un altro elemento che è anche verifica di alcune cose che si dicono da un po' di tempo, ma le Marche nell'arco di sostanzialmente di un anno ha migliorato le sue performance di circa il 15%, che è un risultato enorme, attraverso due misure: l'estensione del porta a porta e la premialità nel costo del conferimento in discarica.
che dovrebbero essere, diciamo, un'indicazione interessante per la politica nazionale, perché non è una cosa ideologica, è un qualcosa che è avvenuto, è un processo reale che si è messo in movimento. Milano, lo diceva anche Ermete prima, Milano anche è un elemento di grande interesse, non solo, non tanto perché è la seconda dopo Vienna, eccetera, eccetera, ma perché è una grande città ed è la prima grande città che fa, che raggiunge un risultato del genere. Già Torino negli anni scorsi si era mossa in questa direzione e grazie alla raccolta porta a porta avviata in due quartieri aveva raggiunto risultati interessanti superiori al 40%, però non avendo esteso tutto il porta a porta su tutto il territorio comunale è rimasta bloccata. Per non parlare di Roma, che invece mi sembra, per riprendere una cosa che diceva anche adesso la Filippini, è molto appassionata ai viaggi di turistici, diciamo, dei rifiuti più che alla soluzione in loco. E poi c'è un altro, sulla Sicilia interverrò dopo, c'è un altro fenomeno che è molto interessante. Chi era alla presentazione di Comuni Ricicloni pochi giorni fa lo avrà notato, è quello che noi abbiamo chiamato i comuni rifiuti free, anche per uscire fuori da queste diatribe semantico-ideologiche, rifiuti zero o meno e quant'altro. Allora, rifiuti free, abbiamo in Italia 300 comuni, non tutti piccoli comuni, perché ci sono anche comuni sopra i 70, gli 80 mila abitanti, che hanno raggiunto il considerevole traguardo di ridurre il rifiuto secco annuo pro capite a 75 kg contro i 487, mi sembra il dato 2013, della media nazionale. Ecco, significa che delle cose ci sono in campo, che anche sul tema, il grande tema della riduzione dei rifiuti si stanno facendo, anche se ancora ovviamente sono 300 i comuni, non sono 6.800, però c'è un processo avviato che non dipende dalla crisi economica. E anche qua distinguere tra quanto la crisi pesa sulla riduzione dei rifiuti e quanto invece sulla produzione di rifiuti e quanto invece questa riduzione è determinata da pratiche virtuose sarebbe una questione molto interessante. Io rispetto a questi flash, io penso che e tenendo conto anche delle cose che sono state dette in mattinata, a me vengono, diciamo, in mente quattro effetti, e poi chiudo, del ragionamento che si sta avviando qui. Da una parte, fermo restando che sono assolutamente d'accordo con quanto diceva Rosa Filippini sulla gestione, che il settore dei rifiuti è un settore industriale, in quanto tale va trattato. Come lei sa, sono meno d'accordo sul ruolo di deterrente dei termovalorizzatori rispetto ad alcuni tetti di raccolta differenziata, perché se quello che lei dice, secondo me, è vero, quando la raccolta differenziata è molto bassa, quando la raccolta differenziata comincia a crescere molto, in realtà la termovalorizzazione va in crisi. Oltre alla necessità che abbiamo oggi, diciamo che alcuni termovalorizzatori sono troppo vecchi, diciamo, e quindi potrebbero anche essere chiusi senza grandi traumi per il sistema. Detto questo, però, c'è un tema enorme che viene posto nel rapporto ISPRA, che è lo scarto tra raccolta differenziata e industria del riciclo, perché questo è il vero tema dell'economia circolare, che non, la raccolta differenziata, e peraltro su questo abbiamo assistito anche a inserimenti di ecomafie nel settore della raccolta differenziata, per cui poi la raccolta differenziata viene attuata, ma non si sa dove finisce, o finisce, diciamo, attraverso il sistema dei traffici internazionali. E questo è il grande tema su cui mi sembra a livello legislativo ci sia poca consapevolezza. A livello legislativo, seconda questione, siamo in ritardo sul regolamento ministeriale sulla tariffa puntuale, lo diceva anche la Cerroni prima, e
Ed è veramente una follia che un sistema industriale come questo della raccolta del trattamento dei rifiuti non abbia poi, una volta che peraltro l'orizzonte generale è stato definito, poi non si vada alle certezze. Un sistema industriale ha bisogno di certezze. Se si dice che entro giugno deve uscire la tariffa puntuale e quindi si riregolamenta tutto il sistema, quello deve avvenire, altrimenti facciamo un danno vero all'economia del paese, non solo all'ambiente, ma all'economia del paese. Terzo aspetto, stiamo attenti, lo dico anche amichevolmente alla Cerroni, gli impianti non vengono bloccati soltanto dall'effetto NIMBY. Stiamo attenti, perché queste sono anche queste sono leggende metropolitane. Noi abbiamo, appena è uscito fuori la proposta e la lettera, era il 2 giugno, del Presidente Renzi ai sindaci per chiedere indicazioni sullo sblocca Italia, noi ci siamo prima preoccupati e poi messi a lavorare, e nell'arco di una decina di giorni abbiamo individuato 101 opere che abbiamo raccolto in un dossier che si chiama Sblocca Futuro e che vanno sbloccate e che vanno tutte a vantaggio, diciamo, della ripresa economica e della qualità ambientale, proprio per sottolineare che tra i due elementi non c'è necessariamente contraddizione. Certo, su alcune cose, tipo le autostrade, sì, però su questi ci sono tante opere che si possono fare in Italia e che vanno sbloccate. Tra queste, diciamo, emergono due per significatività simbolica nel mondo dei rifiuti, sono tutte e due in Sicilia, guarda caso, una a Ragusa, l'altra a Vittoria, sono due impianti di trattamento, uno è bloccato, quello a Vittoria, perché non c'è la cabina elettrica, e quello di Ragusa è bloccato per mancanza di personale, e non mi risulta che la Sicilia sia un paese, diciamo, a piena occupazione, non so se i dati dell'Istat da questo... Sono di trattamento intermedio dei rifiuti, non... No. Se vuoi te lo guardo con precisione, però se vai sul sito lo trovi. Ragusa e Vittoria. È la causa, è il motivo per cui sono bloccati, che è, scandaloso. Però questo per dire che anche là dove gli impianti potenzialmente sono stati fatti, poi magari manca l'ultimo anello della catena per mandarli in funzione. Su tutt'altro tema, un consorzio di comuni dell'Eccese non si riesce, ha fatto tutti gli impianti per la depurazione, non riesce ad attivare l'impianto e il sistema intercomunale perché i comuni non si mettono d'accordo su dove deve andare a sboccare il tubo finale in mare, quindi litigano su questo e quindi il tutto è bloccato. Allora, queste sono degli elementi che nel sistema Italia vanno considerati. L'ultima cosa che io vorrei considerare, e che in parte accennavo anche prima, è che serve coerenza delle politiche e continuità nelle politiche. Lo stop and go ammazza chiunque, ammazza anche le migliori imprese italiane. E in questo senso è davvero scandaloso quanto contenuto nel collegato ambientale su quella pseudo, chiamiamolo pseudo condono, anche se forse lo pseudo si può togliere, perché non è possibile che uno Stato stabilisca delle tempistiche, delle regole, degli standard e poi di fronte alla difficoltà, resistenza eccetera, queste tempistiche e questi standard saltano. È vero che c'è un problema drammatico che è esploso in Liguria e che riguarda il danno erariale per i sindaci nei confronti di un ritardo nell'avvio della raccolta differenziata, ma a parte che se c'è un ritardo nell'avvio della raccolta differenziata qualche responsabilità gli enti locali ce l'hanno pure, si possono trovare altre soluzioni che non sono quello di smantellare un sistema di regole, di standard e di tempi che lo Stato si è appena dato. È questa contraddizione in sé e per sé che ammazza la possibilità di sviluppare davvero un sistema industriale. Ecco, io penso che su questo, e chiudo, sui dati bisogna ragionare non soltanto per
capire, diciamo, qual è la fotografia generale, ma per cominciare a entrare nel particolare, soprattutto quando ci troviamo in settori come quello dei rifiuti, che ormai è un settore industriale maturo. Grazie. Grazie a Vittorio Cogliati Dezza, presidente di Lega Ambiente, e adesso chiedo a Donatella Bianchi, presidente del WWF Italia, neo presidente del WWF Italia, di chiudere questa giornata e magari